Ciao ragazzi, eccomi, come state? Allora, in questo vlog vi voglio parlare in particolare di quello che è stato il mio percorso per quanto riguarda i miei capelli. Allora, come avete appunto visto su Instagram, in questo momento sto facendo questi capelli qua, che si chiamano Micro Locks. E sono praticamente dei piccoli rasta e voglio arrivare a questo discorso, insomma, verso la fine di questo video, ma prima di tutto vi volevo raccontare un po' una cosa. Allora, molti di voi, come sanno, sono nata in Italia. Qui c'è Angelica con me, ok? Angelica è qui, Milo è qua e ella sta dormendo. Come molti di voi sanno, sono nata in Italia, a Reggio Emilia, nel 1989 e ho vissuto comunque tutta la mia infanzia. La maggior parte, no, della mia infanzia non con figure simili a me, nel senso di aspetto fisico, quindi capelli e colore della pelle, ma più con figure, persone, no, comunque caucasiche, quindi bianche, con i capelli lisci, lunghi. Quindi quando io crescendo, ecco, una delle cose che io e le mie sorelle abbiamo sempre voluto è stato avere i capelli lunghi, è stato, vabbè, a parte avere la pelle bianca, che ovviamente abbiamo passato anche noi questo momento, no? La nostra vita, avere i capelli lunghi e avere i capelli lisci. Noi diciamo sempre a mia mamma quando eravamo piccoline: vogliamo i capelli come gli italiani, vogliamo i capelli come gli italiani. E mia mamma ci diceva: non potete avere i capelli così perché i vostri capelli sono diversi. Così abbiamo stressato talmente tanto, no, mia mamma, che alla fine io penso che avevamo, adesso non mi ricordo bene l'età, però credo tra i 6 e i 8 anni, io e mia sorella abbiamo più o meno 2 anni di differenza, quindi tra i 6 e 8 anni circa, alla fine ci ha fatto l'acido a tutte e tre, e da lì è iniziato il nostro percorso in cui ogni mese, ogni comunque 2 mesi, metteva l'acido nei nostri capelli, così che i nostri capelli stavano lisci e non stavano ricci. Quindi questa è la prima parte, no? Si svolge principalmente in Italia, dove comunque quando lei ci ha messo l'acido, noi pensavamo, no, che ci sarebbero venuti i capelli esattamente come gli italiani, perché noi dicevamo così, no, vogliamo i capelli come gli italiani, invece in realtà no, nel senso che sì, è vero, ci è venuto un capello liscio, ma era un liscio molto crespo, no? Era un liscio molto, molto chimico, molto falso, no? E quindi da lì abbiamo iniziato a mettere l'extension, ok? Quindi abbiamo iniziato con l'extension ed è iniziato il percorso dell'extension. E dopo l'Italia, comunque, ragazzi, sapete, mi sono trasferita in Australia nel 2012 con una delle mie sorelle, che poi, spoiler alert, se non avete ancora visto la serie riguardante l'Australia, una delle mie sorelle è ritornata in Inghilterra, è andata a vivere in Inghilterra. E lì ha iniziato a vedere tutte queste donne, no, comunque nere, con i loro capelli naturali. Mi ha mandato un messaggio sia a me che all'altra mia sorella dicendoci: guarda che qua in Inghilterra ci sono un sacco di donne nere che portano il loro capello naturale anche in modo comunque molto orgoglioso, senza problemi. E mi ha detto: guarda che ho visto persone con i capelli lunghi, naturali, e io ovviamente non ci credevo. E da lì abbiamo iniziato a fare un pochino di ricerca, quindi sia io che mia sorella Taglia, quindi quella che è in Inghilterra, abbiamo iniziato a fare un po' di ricerca. Siamo incappate in questo movimento che si chiama Natural Hair Journey. In che cosa consiste? Consiste principalmente nel non utilizzare prodotti chimici per la stilatura dei propri capelli, ma di farli crescere in modo naturale. E da lì abbiamo iniziato a vedere queste YouTubers, abbiamo iniziato a seguire le YouTubers e ci siamo innamorati di questa cosa. Abbiamo detto: ma dai, allora possiamo avere i capelli lunghi, perché ragazzi, vi ricordo che il nostro pallino fisso mio e delle mie sorelle era di avere i capelli lunghi. Volevamo i capelli lunghi, ok? Allora noi abbiamo visto tutte queste ragazze che comunque si facevano crescere gli afro. Dio, non è che avesse i capelli stra super extra lunghi, però comunque anche fino qua, ok, per noi era già un traguardo. E una delle prime cose che bisognava fare, però, per intraprendere, no, questo percorso, era smettere di fare l'acido, ragazzi. Io ero in Australia e io mi facevo ancora l'acido da sola, ogni comunque 2 mesi più o meno mi facevo l'acido ai miei capelli. E quindi una delle cose che bisognava fare era smettere di fare l'acido. Così nel 2015, ragazzi, quando ho iniziato anche il percorso, no, di dimagrimento, di trasformazione e tutto, è stato anche quando ho deciso di smettere di fare l'acido. E una delle cose che richiedeva, una volta che si smetteva di fare l'acido, quando si era pronti, no, si diceva addio ai capelli naturali. E questo processo si chiama Big Chop.
Il Big Chop, ragazzi, è un processo dove comunque come persona nera è come se stessi dicendo addio, no, a una parte di te, addio al passato, addio a quella te, no, che non accettava il suo capello e che quindi de ha deciso di metterci l'acido, ok? E quindi io nel 2015, ragazzi, ho fatto il mio Big Chop. Ho tagliato tutte le punte che erano dritte dall'acido e ho mantenuto i capelli solamente ricci. Erano più o meno lunghi così, quindi erano veramente, veramente corti. E se trovo una foto, magari vediamo se riesco a postarvela. Comunque erano veramente, veramente corti. E da lì ho iniziato il percorso, il mio Natural Hair Journey, cioè il percorso di embrace il mio riccio. Embrace i miei capelli, lasciarli crescere, lasciarli stare, e fare l'extension più non per nascondere, no, il mio capello, ma vedere l'extension come un protective style. Cos'è un protective style? È uno style che protegge il capello afro e che quindi lo aiuta a crescere. Quindi quello era il piano di tutto, no? Quindi lo scopo di tutto ciò era di fare questo natural journey, di vedere il mio capello crescere riccio afro, di utilizzare protective styles, quindi l'extension, solo per proteggere il capello e far sì che cresca. Una delle cose del capello afro che poche persone sanno è che è bello da vedere, ma è difficile da mantenere. Quindi quando tante volte mi arrivano i messaggi con scritto Bibi che bel capello che hai, che bel capello che hai, così, no, non toglierlo, no, di qua, no, di là, ok? Sappiate che voi non sapete che cosa significa avere un capello afro, perché è vero, è bello da vedere, ma è difficile da mantenere e viene con tanti dolori comunque. Perché una delle cose del capello afro è che, per esempio, non va pettinato, per esempio, si annoda tantissimo. Quando si fanno i nodi, comunque, ragazzi, fanno male, vi fa male la testa. E a volte, quando succede un nodo, non si toglie il nodo, bisogna tagliarlo, ok? Quindi queste sono tantissime cose che non sapete del capello afro. Non è facile da mantenere. Quando lo si lava, non puoi semplicemente lavare il capello e poi andare fuori così. No, c'è tutto un processo da seguire quando si lavano i capelli per far sì che il capello stia comunque a posto, presentabile. Perché altrimenti, ragazzi, diciamocelo proprio detto così, se uno si lava semplicemente il capello afro e poi se ne va fuori, il capello afro è un cespuglio, ok? Diventa un cespuglio e non lo dico in modo dispregiativo perché ovviamente in altre occasioni, no? Quando ero più piccolina, mi è stato detto in modo dispregiativo, no? Che cespuglio hai, che scimmia, tutte queste cose qua, ok? Io quando parlo del mio capello afro, ragazzi, lo embrace e lo amo e l'ho amato, c'è stato un rapporto di amore e odio, ovviamente, ok? Però ve lo dico da una persona che sa esattamente di che cosa sto parlando. Quindi il capello afro non è un capello che uno può lavarlo e semplicemente uscire così. Richiede attenzione, richiede amore, è veramente come una pianta. Tu non puoi andare a letto col capello afro, devi mettere il capello afro per esempio in twist. Quindi ci sono tantissime piccole cose, no, del capello d'afro che in realtà là fuori non si sanno. Quello che voi vedete, quando voi vedete queste teste tutte afro, tutte belle così, in realtà non è che semplicemente uno si lava il capello e ha lasciato l'afro lì. No, c'è tutto un processo dietro, ci sono un sacco di prodotti a base naturale che bisogna utilizzare, c'è un sacco di manipolazione che devi fare a livello del capello. In genere il capello deve stare per 2 o 3 giorni in quella posizione per far sì che abbia una specie di poi riccio, quello che chiamiamo, no, un riccio definito, diciamo così, noi lo chiamiamo un twist out poi in realtà, perché quello che voi vedete in realtà la maggior parte delle volte è un twist out, non è una persona che semplicemente si pettina il riccio. Già quando vedo le persone che si pettinano i ricci afro, non hanno capito niente, perché il riccio afro non si pettina. Il riccio afro non si pettina, si usano le dita, si può utilizzare il Detangle, ma il riccio afro non si pettina. Quindi, ragazzi, io in realtà sul riccio afro so tantissimo, cioè c'è una cultura dietro, c'è un movimento dietro che tante persone non sanno. E nel 2015 comunque ho iniziato a tenere i miei capelli ricci afro, hanno iniziato a crescere e sono cresciuti, ragazzi, non posso dire che non sono cresciuti, ok? Hanno sicuramente tolto via una convinzione che io e la mia famiglia avevamo, ovvero che i capelli afro non crescono. I capelli afro crescono. I capelli afro crescono, ok? Il problema dei capelli afro qual è? Che la maggior parte delle volte
le punte si spezzano prima, ok? Perché avendo questo pan, e veramente ragazzi, io sto parlando principalmente del 4C, tutti i capelli vengono classificati in base a come va il riccio, ok? Io sto parlando del 4C perché io, Bibi, e la mia famiglia possediamo un 4C, va bene? Forse mia mamma ha un 4B e l'altra mia sorella anche c'ha un 4B, però io e l'altra mia sorella abbiamo un 4C, quindi nel 4C il riccio è molto, 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 molto riccio, ok? E purtroppo alle punte tende a spezzarsi. Quindi che cosa significa? Che mentre il mio capello cresce, alle punte si spezza. Per cui alla fine, no, la lunghezza rimane sempre più o meno simile. Ecco perché si fa tutto il discorso di mettere in protective style, no? Il discorso è che se io metto, no, il capello in treccia o il capello comunque in conro, ok? E poi utilizzo quello che è il protective style, il capello cresce senza spezzarsi la punta. Ovviamente poi il discorso è che quando ti togli via il protective style va fatto in un modo per minimizzare la perdita dei capelli, per minimizzare la rottura delle punte, che è veramente difficile quando si possiede un capello afro, comunque riccio 4C come il mio. Poi ragazzi, vi sto dicendo un sacco di cose, lo sapete perché? Perché sono esperta, mi definisco esperta sotto questo punto di vista. Lo so che non ne ho parlato tantissimo sul mio Instagram, ma perché il mio Instagram non è, diciamo, concentrato, no, su questa parte della mia vita. Però in realtà sono una persona esperta? Sì. Ho fatto tante ricerche? Sì, ok? Quindi vi so dire tanto, tanto e tante cose per quanto riguarda l'afro. Quindi il capello in realtà ha iniziato a crescere perché cresceva, ma il problema è che si spezzava. Con mia sorella l'anno scorso abbiamo intrapreso un percorso seguendo appunto una youtuber fantastica che adesso comunque lei si è tagliati i capelli. Lei aveva fatto un percorso diverso e questa youtuber aveva fatto un percorso con i capelli con l'acido in cui li aveva fatti crescere grazie ai protective style. Quindi lei c'ha tutta una cultura dietro assurda. Noi abbiamo seguito il suo metodo, però con i nostri capelli naturali. Ed effettivamente sia io che mia sorella Taye, il nostro capello è cresciuto, ragazzi. Non possiamo dire che non sia cresciuto. Il nostro capello è cresciuto. Però ragazzi, c'è un sacco di mantenimento che voi non avete nemmeno idea, che è molto difficile comunque con 3 figli. Rimane comunque il mio sogno di avere i capelli lunghi e mia sorella qualche giorno fa mi ha fatto vedere appunto questi micro locks. E vi dico la verità ragazzi, mia sorella mi ha detto che lei me l'aveva già detto, io non me lo ricordavo, ma sono andata indietro nella chat di WhatsApp ed è proprio vero, lei 2 anni fa mi aveva parlato di questa cosa che voleva fare e io non l'avevo cagata di striscio. Perché? E non ero pronta ad ascoltare il messaggio, non ero pronta a fare questa determinata cosa. E quindi in realtà 2 anni fa, quando lei mi ha parlato di questi micro locks, sister locks, 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 non l'ho ascoltata. Io ho solamente sentito e visto la parola rasta, perché poi di fatto ragazzi sono dei rasta, ok? E semplicemente ho chiuso lì il discorso. Poi qualche giorno fa invece quando me ne ha parlato ero più aperta, ero aperta a sentire il discorso, ero aperta a sentire che cosa aveva da dire. Ed effettivamente da lì mi sono informata. Io ragazzi sono una persona molto impulsiva, e infatti anche quando compro le cose online, mie sorelle mi chiamano impulsive buyer, perché io sono una che io vedo una cosa la compro, basta, non c'ho bisogno di pensarci 56.000 volte. Ed è la stessa cosa per i capelli. Lei mi ha mandato le foto, le ho viste, mi sono piaciute, il giorno dopo ho iniziato a farle, basta, ho preso la decisione. Ho preso una decisione, ragazzi, però data da tantissime cose, ok? Data dal fatto che sono in un punto della mia vita dove, allora, intanto ho 32 anni, voglio i capelli lunghi, è un sogno che voglio assolutamente realizzare. E siccome il problema fondamentale dei capelli afro è che si spezzano, mettendoli in questa posizione qua, ok? Quindi, ragazzi, vedete qua? Questi sono dei locks, sono dei piccoli rasta, no? Mettendoli in questa posizione qua significa che io le punte non le perderò mai, perché sono annodate, quindi a meno che io non taglio la punta non la perdo. E come vi dicevo, uno dei problemi, no, comunque del capello afro è che si annoda e quando si annoda purtroppo lo devi tagliare perché altrimenti non riesci più a manipolarlo. Invece in questo caso, no, anche se si dovesse annodare, no, alla punta non importa perché tutto questo è un insieme di nodi in realtà, quindi è un rastino che è un insieme di nodi. Quindi,
E questo qua sarà un nuovo percorso e spero che mi seguirete. Ed è un percorso per far crescere i miei capelli, per avere questi rastini lunghi. E per farseli andare a fare da una parrucchiera, ragazzi, costano 1500 dollari circa. Alla fine ho preferito farmeli da sola. E io amo tantissimo farmi i capelli, amo tantissimo i miei capelli, amo tantissimo la cultura dei capelli e quindi alla fine ho deciso di farmeli da sola. E tra l'altro, quando ero in Gold Coast, che stavo facendo l'università, io faccio la parrucchiera e quindi faccio tutti i capelli per le persone. Per cui diciamo che è una cosa che a me piace tantissimo. Quindi me li sto facendo da sola, pian pianino. Ci sto mettendo ovviamente un po' di tempo perché sapete, con le bambine e tutto, però. Una delle bimbe sta piangendo. Ok, mia mamma ha preso Ella che stava piangendo. Però comunque ecco, spero che mi seguirete in questo percorso perché comunque è un percorso bellissimo, sono contenta, sono orgogliosa e ci vorrà un po' comunque ovviamente a farlo tra le bambine e tutto. Mi piace proprio, penso che una delle cose che stavo dicendo anche a mia sorella, no, che mi piace di più di tutto è che cioè non solo comunque sono veramente belli, ragazzi, che sono veramente belli, anche se sono ancora corti, no? Ma il fatto che i capelli si muovono, cioè ecco, una cosa che io e mia sorella abbiamo sempre voluto, i capelli che si muovono. Perché se voi guardate in alto, il mio capello afro non si muove. Il capello afro non si muove, il capello afro sta lì così, ok? Sta lì così, non si muove, cioè è immobile, va bene? E questa è una cosa che a me e alle mie sorelle non è mai piaciuto. Cioè, noi avevamo i capelli che si muovono, cioè che tu fai così, capito? Fai così e si muovono, ok? E ragazzi, vi ricordo, no, che tante delle cose comunque che ovviamente io dico, no? Provengono da quella che è la mia infanzia, no? Un'infanzia in un ambiente prettamente bianco, prettamente caucasico, ok? Dove io ho sviluppato comunque dei valori, dei sogni e tutte queste cose qua, no? Perché ho vissuto tanto tempo, sono nata, ho vissuto tanto tempo in una comunità comunque italiana caucasica, ok? Quindi questa cosa qua, ragazzi, non me la togliete. Io voglio i capelli lunghi e voglio i capelli che si muovono, punto, va bene? E quindi niente, sono contenta di questo percorso. Voglio solamente chiedere un favore, non costantemente dirmi no, Bibi, perché l'hai fatto, no, Bibi, no, Bibi, no, Bibi di qua, perché questo è un percorso importante per me e ho preso questa decisione ovviamente non in modo leggero, ma perché ci tengo veramente tanto. E se avete delle domande riguardante questo percorso, percorso afro e tutto, scrivetele qua sotto e ricordate, ragazze, che questo è il mio percorso, percorso mio di Bibi e di cui io sono contenta, sono veramente veramente contenta. Ok? Vi mando un bacione grosso e spero di avervi spiegato un pochino di più e spero che abbiate anche capito, no, che cosa c'è dietro tutto quanto e dietro tutto il lavoro di questi capelli, ok? E niente, basta, vi mando un bacio grosso, un abbraccio e lasciatemi sempre un commento, un like e ovviamente subscribe. Ciao!